Vabbè, ora arrivo, ora arrivo. Ufficio elettorale? Volevo sapere, signora, se mia madre aveva votato. Che mia madre è in una casa di cura qua. Vedi che nome. Pietra si chiama. Sì, Gravina. Ok, e chi l'ha fatta votare? Ha votato. Hanno chiesto l'autorizzazione. Ma l'autorizzazione di chi? L'autorizzazione mio fratello solo la può dare l'autorizzazione, allora, perché... È interdetta. È interdetta, solo. Capito? Quindi... E come lei avranno fatto votare tutte le altre persone lì? Ma cioè, ma è diventata una schifezza, è diventata completamente. Hanno votato a San Mantino, no, aspetta, io non lo conosco a questo punto. Io ho una richiesta. Comunque è giusto che, vabbè, lei è giusto che mi ha detto questo qua. Allora, io sono tanti che io non potrei dare. No, hanno girato tutto, si sono girati tutti. Io ho parlato ora con il comandante dei vigili urbani, dice che hanno fatto una cosa speciale e si sono girate tutte queste case di cura per raccogliere dei voti. Cioè siamo proprio terra a terra, non c'è più altra cosa da fare. Ora lei cosa può vedere qua? No, la richiesta di sua mamma, vedere di chi è firmata. Da chi è firmata, vediamo. Siamo terra a terra, oramai non c'è più... Da quel cretino là, la dignità l'ha rotta completa, Lorenzo, la dignità, chi non sa per chi è, tutti gli altri... Poi copiano le cose sbagliate, non le cose giuste. Perché ancora per le tue figlie ieri sera vi ho dovuti... Sì, sì, ma è giusto, perché... io sono venuto da già dire, perché qui abitavo qua con mia madre, poi mia madre è allettata, mia madre ha 88 anni, allettata, non si muove da 3 anni, non sa più niente, mangia solo e facevano votare, e qua facevano votare, mio fratello no, perché mio fratello mi ha chiamato, mi ha detto, dice, sai, dice... L'hanno sistemata la mamma, l'hanno scesa lì sotto e qualcuno l'ha fatta votare. No, qualcuno l'ha dato, perché sono impegnati nel... Aspetta, il signore è il figlio della signora... che hanno fatto votare? Chi è che ci ha messo la firma per la voto? No, noi non siamo nei seggi elettorali, lei si deve rivolgere al presidente del seggio che è andato lì. No, voleva sapere chi ha firmato per lei. Ah, questo no, pubblici. Perché qualcuno l'aveva firmato, perché mia madre non può firmare, non ci arriva manca a mangiare, penso può firmare. No. Ma perché nei giorno tutti i sei trovano? Per esempio, l'ex esigio che ha fatto una cosa buona, sua madre non l'ha fatta votare. Ah, questo? Vuol dire che signore, giusto, poteva anche farla votare, però. È inutile che ha seguito i fantasmi. Sì, poi grazie. Gravina, di fatto lei sta a Gravina, però alla residenza, al domicilio qua, perché è in questa casa di riposo. Questa è la firma di sua mamma. Ma chissà, Copiano. La copiano di sicuro, perché non è documento, l'avranno preso la fotocopia che lei c'ha lì, capito? Comunque va bene, signore, io volevo sapere questo, perché ora vado alla Guardia di Finanza, faccio la mia denuncia pulita e veniamo di salvare almeno qualche fesseria. Questa è la firma di sua mamma. Cioè, già lei sa, ma l'ha copiata, l'hanno copiata. Certo. Perché mia madre non può firmare, signore. Certo. Se lei viene con me, mia madre, ci diamo a mangiare noi. E ferma così, ma non ne muovi più, quindi come può andare a fermare? E come può votare? Cioè, c'è nera. È incapace. Sparo, l'hanno sistemata, l'hanno scelta, proprio c'è complice pure l'amico nostro della cosa. Perché io gli avevo detto tempo fa, dico, che fa, la scendiamo mia madre, sì, la prepariamo, ma io gliel'avevo detto. Ora l'hanno scesa da solo, l'hanno vestita, l'hanno messa giù, vuol dire che c'è una complicità. Però noi io da un lato ne posso capire, perché chi non sentivo guardare i suoi interessi, dice io c'ho una clinica, una cosa, ma quello che viene lì a fare queste cose, quello è un delinquente, bimbi. Chi c'è andato, mi scusi? Non lo so chi c'è andato. Purtroppo noi abbiamo votato. Hanno votato per San Martino, una cosa di questa. Perché hanno votato, non lo per so. San Martino, lei hanno dato hanno ma morisco. Io ero lì, mi sono preso una cipollina, io l'ho voluto interrogare. So sì, ma com'è così e così? Sì, dice, hanno fatto una lista speciale, si sono girati tutti no, i posti. No, hanno voluto tutti... un seggio. Come? Hanno voluto il seggio speciale. Il seggio, hanno voluto il seggio speciale. Noi abbiamo dovuto istituire un presidente e 2 scrutatori. Per raccogliere i voti di queste povere anime. Bra. Che sono messe là così. Mi è votato Luigi per che su quelle cerebre, dopo si può vedere magari che... Allora, se deve fare qualcosa no ci sto andando, ma non vado manche ai carabinieri, vado alla Guardia di Finanza, sì, perché ti si muove. Sì.
bravo, no, tranquillo, signora, io la ringrazio, gentilissimo. Ripeto, glielo ho fatti vedere perché sono attivo. Lo so, io di fatto non sapevo se me la potevo fare vedere o no, però sono venuto perché devo, prima di partire avanti devo accettare. E se lei fa qualche cosa dopo, come giustamente vuole e ha interesse di farla, gli devono magari che dai risulta tutto San Martino votato. Certo, tutto San Martino. Ma non solo dopo. Ma no, beh, ma si dire a dare le preferenze delle cose che ne ci sono. No, San Martino, guarda, mio fratello me l'ha detto. Come magari hanno tutte queste case di cura, senti, perché si girano magari. Si girano tutte case di cura, ma chi sei tu, sta piazza la delinquere. Hanno fatto un 6-9. Mi ha permesso di mandare una lettera, io non posso dire queste cose perché sono al di sopra di tutto. Ha mandato le lettere, malati di tumore, magari ci vuota, suo figlio. Cioè tu sfrutti la mia disgrazia? Magari, sì. Ma cosa siamo lì? Proprio siamo a terra. Ah, ciao, siete sdesonetto, sì. Signora, arrivederci. Sì. Buongiorno, arrivederci. Arrivederci.